E con noi ospite questa mattina la responsabile di Federconsumatori Piacenza, Angela Cordani. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Parliamo di bollette del gas, siamo sempre più vicini alla fine del mercato tutelato, vicinissimi come data, e ne parleremo con la nostra ospite. Secondo le associazioni dei consumatori questo significa per i cittadini diverse problematiche. Tutto questo a maggior ragione secondo voi, visto che proprio nelle ultime ore l'ARERA ha aggiornato i dati relativi proprio ai prezzi sul mercato tutelato del gas, segnando finalmente un calo in questo senso, anche se non troppo significativo, comunque del meno 1,3%. ARERA è quella che controlla i prezzi del mercato di maggior tutela, quello che purtroppo fra poco sparisce. E dalle nostre, dai calcoli che sono stati fatti dal nostro osservatorio, è emerso che il mercato libero con offerte a prezzo fisso è più conveniente rispetto al mercato tutelato. Quindi siamo di fronte veramente a problemi delle persone che devono capire che cosa sta succedendo. È un po' di tempo che ce lo stiamo chiedendo, ma comunque la situazione è di questo tipo. Avete richiesto anche nelle ultime ore un'ulteriore proroga di questo passaggio obbligato, ma non c'è stato segnale, se non sbaglio. Purtroppo siamo arrivati alla data fatidica di chiusura del mercato tutelato per il gas. Per la luce andiamo un pochino più avanti. Ecco, ricordiamo le date. Però il superamento del mercato di maggior tutela è previsto per il 10 di gennaio del 2024, ma la scelta del passaggio al mercato libero obbligato è al 31/12, quindi veramente siamo arrivati col fiato sul collo, no? E fra contraddittorie dichiarazioni, forse proroghiamo la data, forse no, la colpa è dell'Europa che ce lo impone, ma è dal 2017 che l'Europa ci chiede uniformità europee per il mercato dell'energia, quindi con il superamento dei cosiddetti monopoli di Stato. Ce lo chiede però fissando delle regole di trasparenza, informazione, per consentire ai clienti un vero confronto fra le proposte in campo. Nel settore dell'energia abbiamo circa 600 gestori in Italia, con contratti completamente diversi gli uni dagli altri. Lo stesso gestore ne propone 2, 3, 4 differenti. Ora la data c'è, è quella che ho indicato prima, 10 di gennaio per gas, per la luce andiamo ad aprile, ma entro il 31/12 per chi è nel mercato di maggior tutela deve scegliere. Sono tanti i piacentini e le piacentine che si rivolgono anche a voi, sono in difficoltà, quasi in confusione a causa di questo passaggio. Nella confusione completa, io tutti i giorni ricevo telefonate, accolgo gente nei nostri uffici, vediamo insieme come è composto questa bolletta che è complicata da leggere, addirittura qualcuno non sa se è nel mercato già, nel mercato libero, nel mercato di maggior tutela. E quindi questo senza aver ottenuto quella chiarezza, quell'informazione che per un mercato così complesso è assolutamente necessario. Quindi è un mercato che comunque è ancora contraddistinto da pratiche talvolta aggressive, informazioni complete e forti, anche speculazioni. Secondo un vostro studio, in nessun caso il mercato libero con offerte a prezzo fisso è più conveniente rispetto al mercato tutelato. Si parla di rincari del 49% con picchi del 128%, cifre importanti. Noi abbiamo fatto questo confronto per aiutare, diciamo, le persone, ma soprattutto per dimostrare che è necessario intervenire, è necessario che ci sia una mano guida in questo settore, cosa che non è avvenuta, e passiamo a un libero mercato nella piena confusione. Ringraziamo Angela Cordani, responsabile di Federconsumatori Piacenza, buon proseguimento. Grazie, i nostri sportelli ci sono, abbiamo la massima disponibilità per dare un aiuto a comprendere questo mercato così complesso.